Sicuramente è toccato un problema fondamentale nella nostra visione degli Stati Uniti, no? per noi New York è Friends, per noi New York è Sex and the City, per noi New York è Gossip Girl, cioè sono le classi medie e medio arte, tra l'altro una cosa carina che io ricordo sempre, gli stessi protagonisti di Friends con i lavori che fanno dentro la, la sitcom certo. non potrebbero mai permettersi un appartamento lì. Oliviero, grazie di essere venuto al podcast. Oh. Senti, cos'è successo allora queste elezioni ma no, niente. <ride> niente, da, da dove no, cominciare è, è successo, no? È successo, eh, no? In realtà, è una buona domanda per, perché è successo tanto e poco insieme, mm -hmm. è successo poco che ha fatto tanto come effetto perché. Come tutti sanno ovviamente, eh, c'erano elezioni che hanno di fatto un referendum su Trump con Biden come diciamo, alternativa a Trump. E, eh, Biden ha vinto di pochissimo, con dei margini di 1-2%, quindi non ha assolutamente travolto Trump e il Trumpismo, però eh, così un po' con un effetto farfalla, chiamiamolo così: piccoli spostamenti provocano grandi risultati. Questi piccoli margini che lui è riuscito a rosicchiare e quali siano questi margini, cioè chi è riuscito a tirare dalla sua parte e come, è oggetto di grande dibattito e determinerà in parte anche cosa succederà poi nel concreto dopo. Questi piccoli margini, dicevo, sono stati sufficienti per ottenere un effetto molto grande, che è quello di eh, rimuovere Donald Trump dalla Casa Bianca, almeno in potenza, perché lui in questo momento è lì e eh, cerca di resistere, anche se poi vedremo se. Se è una eh, resistenza vera o se è un modo per contrattare una, una fuoriuscita meno dolorosa possibile, e quindi le, le conseguenze sono molto grandi, perché, oltre che per l'America, come sappiamo, Trump era diventato un po' il simbolo di un sovranismo, di un populismo di destra, insomma, di tante cose che diventavano, eh, diciamo, referente anche per altri paesi per cui. Con un po' di provincialismo ai già senti dire via Trump, anche i sovranismi europei e magari gli italiani si indeboliscono. Così come quando si diceva arriva Obama, e con Obama tutta la sinistra verrà, europea verrà rinforzata e rilanciata. Uh -huh. eh, dovremmo forse imparare a, a prescindere sì, da quello che succede in America. Che... Ma senti anche eh. perché paradossalmente in realtà eh, un, con questo cambiamento potrebbe anche un po' finire con l'isolazionismo. No, che Trump ha portato un po' avanti eh, rispetto allo scenario internazionale, soprattutto riguardo l'Europa, no? Par paradossalmente. Sì, 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 no, quello sicuramente cambierà. È una delle poche cose su cui siamo certi che ci saranno dei cambiamenti. Perché Biden ha detto: da un primo giorno, farò un, un ordine esecutivo, rientriamo negli accordi di Parigi, eh, rientriamo nell'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Eh, abbiamo un atteggiamento diverso che arriva a valutare il multilateralismo, il rapporto con l'Europa, infatti, tutte le reazioni andavano di là della eh, così, cosa formale: non si dice sempre viva e viva, ha vinto X le elezioni, lavoreremo con lui. Qui, nelle reazioni che arrivavano dall'Europa, da Merkel, da Macron, da tanti altri, c'era una sorta di gigantesco, commettivo respiro di sollievo perché, appunto, andava via quello che ai vertici mandavano a figlia a Giovanni. A Ivanka a fare da segno posto, quello che arrivava tardi ad andare via presto, se ne fregava, insultava di fatto, mancava di rispetto, eccetera, eccetera. E nei fatti, poi... però bisogna anche dire una cosa: che Trump ha posto una serie di questioni che non se ne vanno via quando abbiamo lui, perché in realtà eh, erano sostanziali. La eh, NATO, uno scarso contributo economico di tanti paesi della NATO, inclusa l'Italia. In Tango dice ma noi diamo i soldati, però Trump diceva sì, però voi date pochissimi soldi, li diamo tutti noi, ma funziona della Nato, cosa serve la Nato? Tutte cose che lui aveva posto in modo così un po' ben muino, però eh, reali. è rispetto... L'enorme questione della Cina. Eh, questione della Cina. Eh, allora, eh, lui ha cercato di dire Biden sarà debole come Cina, un artefice di quei accordi di globalizzazione del libero scambio che... Eh, poi hanno comportato per iniziati di grandi sofferenze, grandi svantaggi. Nel frattempo, però, la Cina è andata avanti, cioè, è vero che la Cina adesso è una potenza mondiale rispetto a una quale si sta svenendo anche l'Europa, perché è un'Europa che adesso sta ponendo tutta una serie di limiti, di provvedimenti lentamente, e quindi bisogna vedere cosa fa Biden perché eh, non è che automaticamente può tornare. Vabbè, quella di Trump era un atteggiamento schizofrenico, perché prima diceva sì. che Xi Jinping è un grande uomo, è suo amico, poi diceva che è colpa sua per tutti i mari del mondo. Certo, però, Beh, quello fa sempre esiste. fatto un po' a parte però delle sue strategie di, di contrattazione no? da, da businessman business di vecchia data. Uh, che dice una cosa, poi il suo contrario, ovviamente, questo nel contesto politico uh, sembra, e eh, alle volte in effetti, è una sordità, altre volte è una strategia di, di contrattazione. No? E, e infatti, da questo eh, punto eh, di eh, vista, eh, dimmi scusa. No, dicevo, hai detto bene, perché secondo me, per conoscere per capire Donald Trump bisogna leggere un libro. Che non credo abbia scritto lui, avrà scritto qualche Ghostwriter, però è eh, espressione della sua di un'arte una, una no? sì, Per sì, Lui ha scritto tutto un ghostwriter che poi ha scritto un articolo, cioè c'è un'intervista molto lunga, non mi ricordo, su, ma si trova online, eh, su lui che viene sedotto da Trump per scrivere quell'articolo, sedotto ovviamente diciamo, come autore e lì capisce che questo era veramente bravo perché lui non voleva assolutamente scrivere un libro per Trump e finisce per scrivere un libro per Trump. Eh... leggendo quel libro c'è tutto Trump, c'è tutto Trump. nella eh... Per esempio nella mancanza di empatia, il modo in cui lui descrive la sua famiglia, eh, questo padre che è un vero patriarca, che tra l'altro puntava su altri figli prima di lui eh, per, come erede dell'impero. Poi il modo in cui ha liquidato la morte di un fratello eh, maggiore che ha incominciato, quarantenne, muore, lui dice: ah, Non resta una pressione, praticamente ammette che fu la stessa famiglia a disgretolare suo fratello, così in una frase, una butta via, e, e poi va oltre. Tutto un aspetto, appunto, di megalomania, di attribuzione di grandi capacità di Dio e così via, e poi alcuni punti di filosofia che lui dice: La mia tecnica nel negoziare è una sola, eh, avere un obiettivo, puntare in altissimo. E poi menare come un pazzo senza mai fermarmi finché non ottengo quello che voglio. Eh, nessuna sottinghezza, proprio soltanto una questione di come, stamina mascolina e basta. E poi, ovviamente, questa idea qui che, che tutto è negoziabile, eh, come tra venditori di tappeti. Cioè, io mi metto lì, ti chiedo 100, tu mi dici 10 e poi pian piano alla fine troveremo un accordo. E questo, ovviamente, come dicevi tu, qualcosa ha ottenuto forse in parte, eh, soprattutto molti accordi o mancati accordi comunque riguardavano problemi reali. Ovviamente però in contesto internazionale è qualcosa di più complicato che certo. anche se uh, il mercato immobiliare di, di Manhattan è una giungla darwiniana mostruosa, però la politica <ride> internazionale è più complicata di certo così. Che è più complicata, eh sì. Ma infatti adesso dicevi questa cosa a, a cui io non avevo pensato, cioè che questa resistenza... Che sta facendo rispetto al risultato delle elezioni e poi eventualmente alle consegne? Si vedrà, insomma. Potrebbe essere una trattativa? In che senso? Beh, Trump ha varie cause pendenti, c'è tutta, una, tutta una, una serie di giudici e di procuratori che non vedono l'ora di mettergli metaforicamente le mani addosso. C'è una questione delle sue tasse che non ha mai rivelato, ma che secondo le inchieste giornalistiche sono sicuramente almeno in potenza eh, costellate di potenziali reati, ci sono le questioni delle donne con cui ha fatto accordi che però potrebbero non si capisce santare o meno, come ha pagato queste cose, non sono cose per carità, non è che abbia ucciso qualcuno o rapinato delle banche. Però ci sono cose che poi eh, adesso vengono molto protette dal fatto che lui ha un'immunità, sì. anche se la Corte Suprema, paradossalmente, ha già detto che comunque non è immune, nemmeno durante il mandato, però ha chiesto ai giudici, per esempio, di New York di argomentare meglio le loro richieste di eh, vedere le tasse di, di Donald Trump. E mm. tecnicamente non è stato possibile farlo in tempo per le elezioni, però sicuramente è tra venti e inoltre, come ne esce Donald Trump? Cioè, cosa andrà a fare poi Donald Trump? Mm. Eh, lì ci sono varie ipotesi. Ora, era bellissimo il fatto che lui, in realtà, secondo molti, nemmeno lo voleva fare in presidente, no? che lui abbia <ride> partecipato alla campagna elettorale. Eh, C'era un bellissimo articolo in New Yorker, secondo me, uno dei vertici di, di umorismo, di shouts mm. and murmurs questa rubrica ironica, quindi parlava di Trump e diceva come ne sparo una più grossa ogni volta, ho ottenuto quello che volevo, cioè farmi pubblicità, ne sparo una tipo vado su una quinta strada, sparo qualcuno e non mi succede niente, la sparo perché così mi buttano fuori dalle primarie, certo. invece questi mi, mi, mi votano ancora di più, ora ne dirò una ancora più assurda, così mi buttano fuori, alla fine non riuscivo mai a farsi buttare fuori, dalle primarie per certo. quanto le sparasse grosse, alla fine si ritrova eretto quasi contro lu. Quindi bisogna vedere cosa vuole fare adesso. Ma poi sai, su, tu, su, dimmi, su, scusa sulla ti trattativa, no, no, scusa, ho interrotto io. Pensavo avessi finito. Scusami, volevi aggiungere Vai. qualcosa. No, eh, sulla trattativa, eh, su, sull'arte, no? Eh, è vero che se cioè, lui magari. Mh, a questa immagine di sé che, che va dritto e eh, probabilmente è così, ma un'altra cosa che notavo è che lui, eh, un po' come faceva Berlusconi, no? che, infatti con cui ha alcuni, non tutti, alcuni tratti in comune probabilmente, e quelli dei grandi narcisisti, e, mm, è sempre fa sempre dei grandissimi complimenti alle persone che ha di fronte. No? L'ultimo caso abbiamo avuto, eh, abbiamo visto quando è stato ricoverato, quando aveva il covid, no? che nella conferenza stampa... Ha parlato estesamente dei medici, sono sempre terrific, che, che in, in inglese è un, è un termine positivo, non come, come in italiano. Sì, sì. E, mh, e quindi, anche questo, c'è cioè questa cosa di, di creare poi, anche dall'altra parte, no? um, attraverso il complimento, iniziare una trappola. Cioè, in realtà è, u, è u, u anche più raffinato di come si racconta secondo me anche molte cose molto criticate su, in area libera dal punto di vista comunicativo sono in realtà abbastanza, uh, abbastanza raffinate più di quanto si dica di sicuro questo non ha nulla ovviamente a che fare con la sua efficacia politica che poi è un altro discorso certo. no amore, eh, sono d'accordo nel senso che eh, vabbè in Berlusconi c'era una versione più somentasca, più mediterranea più cattolica sì. se vuoi una versione più appunto canvinista, nel senso della Lotta per la sopravvivenza eh, e il più forte che vince, un predatore, no? sì. che, che poi era ciò che si esprimeva in The apprentice. No? Una lotta in quello, che, in quello che è duro, che è tosto, vince, quel debole è un user che va eh, licenziato. Quindi eh, è vero che lui poi eh, diciamo, è anche molto generoso di complimenti e di apprezzamenti come tattica negoziale, come modalità di intavolare una trattativa. Eh, ha moltissima eh, diciamo, mh, diciamo, da moltissimo peso alla fedeltà, cioè chi è con lui sempre in ogni caso, ha questa concezione veramente paramafiosa. No? Chi mi ha tradito mm. è un, un rat cioè un, un, un infermatore, sì, esatto. si dice un infame, un no? infame sì. un, si dire, eh, in Italia. E, e quindi basta, va, va completamente cassato. Quindi questo è vero, così come è vero che lui, eh, ad avviso di Monti, era anche comunicativamente molto più raffinato di quanto si dica, no? eh, per esempio su, sul rapporto con i media tradizionali, no? non era soltanto caricare a testa bassa contro i media, appunto nemici da un popolo, fake news e così via, per una sorta di elemento così, quasi da toro che appena li vede carica. Lui, una volta l'ha detto io vi attacco perché, alla fine voi sarete delegittimati. Alla fine, io, fuori di attaccarvi, vi indebolisco, vi indebolisco come che voi dite e in più faccio il gioco che eh, voglio, cioè di essere sempre in centro dell'attenzione, sempre più per voi mi aiutate ad essere sempre in centro dell'attenzione e con, nel modo in cui lo faccio, cemento la mia base, cemento, il mio consenso. Non sono, io avevo fatto un'intervista a questo. Eh, anziano operaio trampiano della Pennsylvania, proprio il tipico bianco eh, che aveva votato per Trump perché sì. rimpiangeva l'America, eh, vedeva arrivare troppi immigrati, eccetera, eccetera, e lui ha fatto questa analisi, secondo me perfetta. Ha detto: Trump twitta fa queste cose, tutti si arrabbiano, e mentre lui twitta e noi siamo occupati, o i media sono occupati, lui fa le cose, cioè distrae. Sì fa delle cose sotto traccia che per esempio sono verissime, una nomina di decine giudici, di giudici federali eh, conservatori, come sì. una roba su cui ogni tanto usciva qualcosa, però tutti sempre a parlare a De Munti, una sparata su Twitter, intanto lui scavava, cioè faceva quello che doveva fare su un fronte. E in questo senso appunto nel lettore della Pennsylvania, secondo me aveva capito bene sì. anche questa astuzia, che forse è un'astuzia quasi... Istintiva, forse nemmeno troppo meditata. ecco, lì c'è sicuramente un grande istinto di, di comunicatività, di appunto di capacità di negoziazione, eccetera, eccetera. Lì, secondo me, c'è anche una questione eh, quasi di portare allo scoperto il tuo avversario, nel senso che nel momento in cui tu vai alla, alla sconto, affrontare su alcune cose che sono comunque formali, no? Cioè concezione di, di una democrazia. Non solo occidentale, ma anche in quel caso borghese, cioè in cui il politico fa determinate cose, eccetera, no? E vedi, il tuo elettorato, il tuo potenziale elettorato, vede che ti vengono a cercare su delle cose uh, formali, che poi alla fine, cosa sono? Ricalcano un po' il modo di comportamento di, di, del popolo, anche se lui è un, è un miliardario, no? E dice: Ma questo potrei essere io, e questa cosa è così grave fatta in quell'ambito là, e quindi si scatena anche un meccanismo di empatia. Mentre invece poi altre cose più gravi passano un po' sotto traccia. Secondo me lui ha lavorato molto su questo uh, ed è lì che devo dire che dall'altra parte c'è stata anche. Mi hanno dato che Sponda, perché effettivamente non so come mm. la pensi tu. Ma a me mi ha un po' inquietato vedere eh, prima Twitter, che, che comunque dovrebbe essere una piattaforma neutra per legge, diciamo, se no diventa un editore e quindi deve cominciare a pagare i diritti d'autore, è responsabile dei contenuti che vengono pubblicati, esce dalla legge del, del 96 che tutela le piattaforme digitali in America, che eh, si, si mette a cancellare o comunque nascondere i tweet e poi dopo uh, le, le, le televisioni. Ora. Quello era in quel momento, e come adesso ancora il presidente eletto degli Stati Uniti è eletto da metà del paese, e anche adesso ha preso i voti di me, quasi metà del paese meno, quindi è giustamente cadrà dalla decadranno. Ecco, ora questa cosa passa sotto silenzio perché a Trump non piace a nessuno, non piace neanche a me, però è, cioè, si pone un po' un problema, anche perché queste sono aziende che hanno interessi economici enormi in ballo. Twitter sa che aveva solo da perdere da una rielezione di, di Trump, no? E che eh, appunto poi non sono editori classici come dici il New York Times si schiera contro Trump e Fox News a favore di Trump. Twitter è ambiente, cioè nel senso che se tu vuoi comunicare in quel ma quella maniera là è, è un monopolio, no? Quindi che, che questi monopoli informativi, queste piattaforme che hanno tutto il mercato nel, per quello che fanno, cioè si schierino così aperta apertamente fino a togliere la voce a un presidente eletto, io l'ho trovato. Abbastanza inquietante. E quindi capisco come abbia funzionato per molti anche il gioco di Trump di farsi vittima, no? Perché tu dirai, sì, però stava attaccando la legittimità delle elezioni. Sì, però attenzione, bisogna anche porre dei limiti. Cioè, nel momento in cui magari lui veramente chiama le armi o fa effettivamente un colpo di stato, allora lì mi sembra legittimo da parte degli editori delle piattaforme levargli la voce. Ma quando sta uh, mh, sostenendo l'idea di Brogli, che è stata sostenuta anche ai tempi, de, quando um, alle elezioni con Bush e. e come si chiamava? Mm. Gore. Go. Gore, Go. sì. E, ma poi abbiamo avuto la stessa cosa in Italia, le elezioni fra Berlusconi e Prodi. E, insomma, sono cose che raramente, ma ogni tanto succedono, no? E fanno parte del processo democratico e quindi a me quella cosa lì devo dirti un po' ma inquietato e credo che avrebbe ge generato molta più, molto più dibattito se non ci fosse stato uno che sta antipatico a mezzo mondo come Trump in mezzo. Allora, ehm, come dicevo, quel il calciatore sono d'accordo completamente d'accordo a metà con me. Con <ride> ehm, allora, secondo me, bisogna distinguere perché è vero che eh, se tu consideri Twitter. Una come diceva Facebook eh, di se stesso, adesso lo dice molto meno, eh, non siamo una media company, cioè noi siamo una media company, non una, una, una società editoriale, siamo sì. semplicemente una piattaforma su cui si comunica e, e quindi non siamo responsabili dei nostri contenuti. È ovvio che tu, se censuri, eh, in qualche modo stravolgi la tua funzione. Il problema è che non è più così perché di fatto. Sono diventati uno dei principali mezzi attraverso cui la gente, non soltanto comunica opinioni, ma si informa, quindi, sono diventati loro malgrado elementi della informazione eh, di massa e quindi elementi della democrazia, che è una componente fondamentale, scusa, della, eh, una componente fondamentale della democrazia perché. Uno dei principi cardine della democrazia liberale è che ci deve essere libera informazione e circolazione delle informazioni, però, appunto, in modo che ci sia possibilità di informarsi per decidere, eh, ci sia possibilità di fare delle scelte basate sui fatti, su un'evidenza, oltre certo. che sulle idee. Per cui, per quanto riguarda Twitter e Facebook, se vuoi, c'è un discorso, diciamo, eh, si può discutere. Per quanto riguarda invece gli editori, eh, cioè i giornali mh, classici, CNN, New sì, York Times sì. e così via, che censura nel suo discorso. Lì secondo me hanno piena legittimità di farlo. Sì, sì hai probabilmente ragione. Perché sì. il loro ruolo è quello, è quello di dire al cittadino, di fare un lavoro che il cittadino non ha tempo di fare, cioè assumere tutte le informazioni, vagliarle, elaborarle e dirgli, eh, dire al cittadino cosa è vero e cosa è falso. Ed è importante che non sia un... Eh, non, non autorendersi mero microfono, io ti metto il microfono sì, sì, e, e, e tu cosa dici? Cioè diciamo che non dico... rientra nel pluralismo delle opinioni invece, mentre la piattaforma... Nel ruolo media, nel ruolo dei, media, nel sen... Scusami, dei mezzi di informazione nel senso classico del termine, con un editore, con una deontologia, con una funzione critica per cui io pago il giornalista, non semplicemente perché faccia d'antenna regina il microfono, ma perché prenda le cose che dice Trump e mi dica se sono vere o se sono false certo. rispetto ai fatti. Poi c'è un'ambito. Questa te la cito anche perché, non ti dirò il nome, ma un autorevole giornalista, eh, uno delle voci che si sentono spesso, che conducono, quando venne a fare una lezione a Bergamo, eh, nell'università dove insegnavo storia del giornalismo, un po' attaccato dagli studenti, disse: eh, Ma noi, sai, giornalisti, eh, dobbiamo, quando Berlusconi dice che, che piove, eh, noi non lo riferiamo, poi il cittadino guarda fuori, vede che c'è il censore e allora capisce che vengo Khan mentito. Allora, questo era un modo molto ipocrita di porsi e molto tra l'altro autodistruttivo perché, per una roba minima, basta il microfono, non mi serve il giornalista. In realtà, la realtà è molto più complicata di così: è ovvio che, se si trattasse soltanto di dire c'è il censore o piove, il cittadino è in grado di dire quando è politicamente. Ma siccome la realtà di uno Stato, anche in questo caso del processo elettorale, è molto più complicata, se, ci, se il Presidente dice ci sono i bronchi e non c'è evidenza che ci siano i bronchi, quindi la possibilità è che lui stia mentendo e stia dando un'informazione falsa, a quel punto io giornalista vengo pagato proprio per fare questo, per dire al cittadino guarda che è falsa. Dopodiché, Ma, però... estremo di, di interrompere il discorso se vuoi può anche essere una sorta di rappresaglio dopo tutti gli insulti che si sono beccati adesso, <ride> no, sono però adesso allora, però secondo me il discorso di legittimità mi sembra, mi sembra chiaro, cioè, nel momento in cui tu hai un, un ecosistema informativo a più voci come quello delle TV e quello dei giornali questa è una cosa che si, che si può fare io lo trovo poco elegante comunque forse anche sbagliato in generale levare proprio il microfono magari fi, finisci di farlo parlare e poi dici non ci sono evidenze di questa cosa sì, 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 recente... tutto lì è stato forse proprio una sorta di reazione istintiva, ha cioè detto adesso ti abbiamo, cioè sei stato battuto e possiamo permetterci anche di, basta, ci hai rotto le palle ti, ti, ti oscuriamo proprio perché non ne possiamo più una sorta di, sì. di urlo vibratorio. e questo ci porta un po' al discorso di quanta polarizzazione è emersa anche un po' da, dalle elezioni io ho qua sotto gli occhi questo primo report sul voto di del Financial Times e uno, uno dei pochi dati veramente incontrovertibili è quello del, del fatto che le, ehm, le conte, insomma le aree elettorali eh, dove ehm, la, lo split, cioè la differenza di voti fra repubblicani e, e, e democratici è molto ampia rispetto a vent'anni fa è aumentata tantissimo. Cioè, nel senso che è proprio un paese polarizzato, anche, anche geograficamente, anche all'interno delle aree. No? E, e, e secondo me, ovviamente, questo meccanismo uh, un po' l'hanno messo in moto i social, un po' Trump è uno che è cresciuto nei social, da, politicamente parlando, quindi ha fatto questa cosa, però ormai è diventata la forma di tutto il sistema. Quindi anche una reazione di questo genere è polarizzata. Non credo che dieci anni fa la CNN avrebbe staccato il collegamento a un presidente. Che stava parlando, per quanto in uscita? Sicuramente la polarizzazione della società americana e dei media americani è mostruosa. Cioè noi ci lamentiamo della partigianeria dei nostri media, che sicuramente c'è in larga misura, ma se tu guardi negli Stati Uniti da una parte CNN MSNBC e da un'altra parte Fox, ti sembra che stia parlando di due mondi diversi, di due pianeti diversi. Per Fox è un'America dove ci sono eh, crimini, dove eh, appunto i, i, gli agitatori di sinistra continuano a provocare una polizia, dove eh, c'è un sacco di malafede da parte dei radicals chic che magari si dicono a favore del popolo, poi hanno eh, che ne so, case super protette. No? Un, un tema è quello del fatto che eh, i poveri sono insicuri, i ricchi. Parlano di, di fan the police perché esatto. sono sicuri che si può pagare le guardie mh, private. Mi ricordo che, quando intervistai un elettore di Trump, anni fa, lui mi disse: Noi vogliamo le guns le armi, perché noi abbiamo bisogno delle armi, perché noi viviamo nei quartieri dove ci sono eh, i furti, la violenza, mm. dove possono violentare i mia moglie. Lui aveva parlato di questo. Mentre la Clinton, lei vive in una casa super protetta e non ha bisogno di essere protetta, lei. quindi può anche permettersi di non portare le armi. Questo discorso è continuamente ripetuto, per esempio su Fox News e così via. Io ti dico, guardavo sempre la CNN e effettivamente, nemmeno io amo Trump, lo dico apertamente, anche se poi ho sempre cercato di essere il più equilibrato possibile, mm. però l'insistenza della CNN e del New York Times, ogni giorno, ogni minuto a criticare Trump anche su cose minime, tutta la questione del Russia Gay che poi si declinava in mini rivoli super tecnici e così via, era alla fine esasperante. Per cui effettivamente però la CNN quando tentò qualche anno fa di fare una via di mezzo tra MSNBC da una parte che era la TV di sinistra e Fox News dall'altra che era la TV di destra, perse a scontatori e quindi adesso si è schierata apertamente anche lei in funzione mm. anti-Trump ormai anni e perché è un modo di sopravvivere. Una grande domanda è perché si è polarizzata così, quali sono i meccanismi che hanno preso una società che comunque è sempre stata divisa e poi c'è questa componente millenaristica che esalta tutto negli Stati Uniti. Ricordiamo che è un paese che ha fatto una guerra civile con 600.000 morti, si sono uccisi tra di loro e hanno fatto i morti in proporzione dell'Italia nella prima guerra mondiale, quindi c'è comunque una componente di conflittualità interna storica per vari motivi molto forte, però come mai un paese così adesso è così diviso in due, due, due mondi, due, due società, due antropologie, due, dove c'è ormai soltanto uno strato sottilissimo di persone che possono cambiare idea e uno strato sottilissimo di persone che essendo di nuova accedono a un diritto di voto nuove, eh, giovani, immigrati e così via, quelli poi ti determinano che con 1-2% in più di cambiamento di voto in quattro stati, Biden diventa presidente e Trump eh, no. Anche se ovviamente dal punto di vista del voto popolare Biden è vinto, quindi c'è assoluta... Eh, certo. le, le, le... Ma io credo che sia un po' l'ecosistema informativo che ha cambiato ovviamente e, e, e in due maniere. Uno, le piattaforme sono, uh, sono polarizzanti di per sé, perché sono ingegnerizzate... Per continuare no, a vedere uh, tecnologicamente cosa, cosa tiene le persone online più tempo possibile per somministrare pubblicità e quindi uh, vedi che alcune cose funzionano, come uh, la polarizzazione, e quindi gli algoritmi poi mh, mh, diciamo avvantaggiano alcuni contenuti rispetto ad, altro, ad altri. L'apertura di questi nuovi canali che, come dicevi tu prima diventano praticamente uguali, se non in alcuni casi anche più importanti, dei canali tradizionali, cosa succede? Uh, che i canali so tradizionali vanno in difficoltà e quindi, e quindi devono uh, in qualche modo cercare di fare soldi anche loro e quindi rientrano ancora di più in questa logica. Io sì, prima vedevo un video di, uh, di una cosa pubblicata su un grosso quotidiano qua in Italia di una tizia a Palermo che ballava in spiaggia che non c'è il Covid, no? Ora quella roba là non andrebbe manco mostrata, cioè nel senso li, li, li porti in questura, fai quello che devi fare perché hanno tutti senza mascherine, eccetera. Però aveva fatto in mezzo pomeriggio 85.000 click che po con la pubblicità davanti. E quindi, cioè, questa no, è una forza. Adesso questo è un micro esempio, allora, io, ma io... moltiplicalo per. Sì. No, ma è ovvio che, che... Allora, inter... eh, questo è un tema, un tema importante. Quali sono i meccanismi che. O favoriscono, addirittura creano in qualche modo questa polarizzazione che poi è paralizzante o provoca tutta una serie di conseguenze anche degenerative. Diciamolo senza voler essere cantori del ben tempo andato che magari non era neanche tanto bene, oh, perché certo, poi... certo. però sicuramente c'è una virulenza di, di aggressività nel, nel confronto politico e una semplificazione che prima non c'era. Allora, cos'è che mi crea? Allora, tu hai ragione, secondo me, a dire che. Eh, così, Marxian marxianamente i mezzi di produzione sono sempre nella loro trasformazione i primi motori della storia, in questo caso i mezzi di produzione della comunicazione, cioè la digitalizzazione, quindi le piattaforme e così via. però secondo me, cioè, se io fossi uno o di destra o di sinistra che mi, si pone il problema di andare oltre la polarizzazione, di parlare a un'altra gente, di tirare dalla mia parte anche una parte dei rivali. Al di là dell'aspetto che cioè sono i media che rafforzano gli estremismi mi dovrei, credo porre, anche una questione di quali sono i temi che poi sui media funzionano. Perché la gente guarda cento volte o centomila volte un video eh, che sottolinea un elemento crimine, il rischio di un crimine, oppure che sottolinea il fatto che i ricchi eh, sono di sinistra eh, se la spassano mentre io invece soffro. C'è una serie di questioni strutturali legate all'economia, alla mancanza di opportunità anche negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti consumano i due terzi degli antidepressivi del mondo, c'è la, la morte per droga, con que, tutta questa crisi, come sapete, degli oppioidi, eh, è praticamente ormai la prima causa di morte per tante fasce sì. di, di età. E ci sono delle questioni di frustrazione, di disperazione di, di, di senso di vita che non va da nessuna parte di, molto complicate molto strutturali che hanno a che fare una volta con il fatto che l'economia eh, si è trasformata la globalizzazione eccetera eccetera e al di là di come poi i media veicolano e enfatizzano certe sensazioni, certi atteggiamenti quelle sono cose molto importanti da risolvere sì. così per esempio sostiene la Sinistra radicale democratica di Alexandria Ocasio e Cortés, mm. che parlano di brutalità del capitalismo odierno, cioè hanno un altro focus, non mm. è soltanto quello di toni e di discorsi. Allora, secondo me, lei ha yeah. questo merito? Ne parlavamo quando si è viste a New York, e tu eri appena stato a un evento dove c'era lei, se, se ricordo bene. E... Yes che effettivamente è forse l'unico politico americano che pone un po' l'attenzione su delle classi alt altrimenti inesistenti, ma questo è un po' nel racconto americano. Una delle cose che credo col colpisce di più quando uno arriva in America, a New York, per la prima volta, è quanti poveri ci sono, cioè quanti quartieri veramente degradati. Uh, io mi ricordo, la prima volta che sono stato a, a New York, stavo scrivendo un pezzo. Uh, su, sui russi a, a Brighton Beach e quel periodo c'era una linea metropolitana che portava là che era un pezzo era rotto quindi scendevi, prendevi un autobus e, e, poi, e poi arrivavi a Brighton Beach e insomma uh, quest'autobus attraversava dei quartieri cioè io ho visto della gente che cioè, con, mh, deformata perché evidentemente si era rotta non so, un braccio però non aveva i soldi per, uh, per curarsi e quindi il braccio gli è rimasto con l'occhio con l'osso di fuori, con la pelle sopra, cioè delle cose che tu in Europa o in Italia non sei assolutamente abituato a vedere, no? E, e che però non esistono nel racconto americano, non esistono film di Hollywood, ma neanche serie, a parte forse qualcosetta, qualche eccezione, penso ad Atlanta o ai tempi dei Wire, che, e, che comunque anche, anche quello era, era indorava un po' la pillola, però diciamo non vedi questo genere di cose nel racconto americano, mentre noi abbiamo avuto eh, tanti anni fa il neuralismo, poi comunque c'è sempre anche un racconto molto forte, no? De, delle periferie, delle zone più disagiate del paese, loro quasi lo mettono sotto, sotto il tappeto, anche mediaticamente, no? no? Sicuramente è toccato un problema fondamentale nella nostra visione degli Stati Uniti. No? Per noi New York è Friends, per noi New York è Sex and the City, per noi New York è Gossip Girl. Cioè sono le classi medie e medio-alte. Tra l'altro una cosa carina che io ricordo sempre, gli stessi protagonisti di Friends con i lavori che fanno dentro la, la sitcom certo. non potrebbero mai permettersi con un appartamento lì. E infatti in una delle prime puntate viene spiegato che l'appartamento non so se è della nonna di Monica, insomma c'è un motivo per cui si possono, e nell'ultima puntata quando se ne vanno via nasce un appartamento vuoto, ehm, quello che si mette con Molly Chandler, eh, dice ah, questo appartamento è stato bellissimo, ci sono state un sacco di cose belle che sono successe qui e poi un no, affitto era uno stile: era un affitto eh, fantastico, bassissimo. È eh, paradossale che tu devi mettere, cioè, come dire, è così realistica quella situazione rispetto sì. ai reali stipendi che devi in qualche modo spiegarlo. Questo è un, è un, così, un piccolo particolare, però è vero che chi va a New York ed esce da Manhattan, ma anche dentro Manhattan ci sono tante zone ci sono ancora dei, delle zone cosiddette projects, cioè questi casermoni popolari popolati sostanzialmente da afroamericani dove si vedono delle scene da città bombardate, cioè da, se vai a Detroit, ti spaventi, al di là di un piccolo nucleo che su un fiume, diciamo, e poi dopo le otto di sera, nella maggior parte delle città americane non puoi andare in giro. Mm. Eh, Manhattan è un'eccezione totale, a mm. parte che adesso in questo periodo è ritornata ad essere abbastanza pericolosa più di prima. Per cui è verissimo che noi abbiamo una visione dell'America come se ci fosse un velo davanti a noi, una, uno spesso vetro smeringato che ci fa vedere tutto completamente distorto rispetto alla realtà degli Stati Uniti. E quindi ci risulta difficile ulteriormente capire cosa, come possono succedere queste cose. Detto questo, ci sono le speculazioni economiche, ma i poveri, i bianchi i poveri, votano, quanti hanno votato per Trump? Non hanno votato. Laucasio Cortés, eh, è già partita la resa dei conti dentro il Partito Democratico. Dice, noi dobbiamo puntare sugli gli etnics, su, sui poveri di colore, immigrati, latinos, asiatici e così via, nella squadra, in queste quattro donne sì. deputate. sono in Ranno Mare Somala, la, la Taiba è di origine palestinese, lei è di origine portoricana e Ayanna Presley è afroamericana. Però, è come se ci fosse un'America non bianca sì. che è rimasta a fare quel tipo di discorso. Però non ti sembra una visione un po' ideologica della cosa? Perché io, qua davanti, ho la tabella, sempre quella che ti dicevo. E, e, in realtà, Trump è cresciuto in queste elezioni fra gli ispanici, è il gruppo, è il gruppo diciamo, etnico dove è cresciuto di più in assoluto. È cresciuto um, fra i neri poco, però è cresciuto <ride> comunque nell'anno di Black Lives Matter, insomma è, è rilevante e è molto negli asiatici anche. Il secondo gruppo dove cresce sono gli asiatici e poi uh, è cresciuto di più nei non bianchi uh, senza, uh, senza educazione di college e un pochino anche nei non bianchi uh, che hanno fatto il college. Dove ha perso di più in assoluto è eh, fra i bianchi educati. E i bianchi in generale, anche i bianchi non è, cioè, senza istruzione, eh, sono i segmenti... Quindi questa è una cosa particolare, perché nel momento in cui il Partito Democratico si schiera sempre più apertamente in fronte delle minoranze, poi le minoranze non lo ripagano uh, politicamente. E qua invece ho un'altra cosa che ho stampato prima, però questa è influenzata anche dal fatto che eh, prima c'è come candidato e poi presidente c'era Obama... Eh, dal 2008 il voto nero sempre cal calcolato però ovviamente eh, con l'exit poll perché non puoi calcolarlo eh, realmente è passato dal 95% all'80% eh, di quest'anno che è un 15% in meno è, è, è molto, soprattutto se uno considera che nel frattempo uh, eh, comunque il Partito Democratico ha messo la battaglia di minoranza al suo centro no? quindi non, non ma io ho l'impressione un po' che questa cosa qua interessi forse più i bianchi almeno elettoralmente, che non ineri. Al netto del fatto che poi ovviamente è un paese pieno di discriminazioni, questo si vede, insomma, con ma si tocca con mano. Io non dicevo, io non dicevo questi dati qui sono i dati in cui anche io ho diciamo, cercato di eh, affondare l'attenzione, no? perché i latinos non hanno votato per Trump, i, cu i cubani americani hanno votato in massa per Trump eh, più di quanto non avessero fatto quattro anni fa e tanti altri. Non sto dicendo che sono gli etnics a aver fatto vincere Biden, questo è quello che dice la Casa Cortés, puntando particolarmente sui casi di Arizona, eh, Detroit, Michigan e Georgia, perché dice che in Arizona sono stati i rappresentanti degli Hispanics sostanzialmente, che è una grassroots movement, no? il, il, il movimento dal basso, In Georgia è stata Stacey Abrams, Abrahams, che è questa leader nera molto carismatica. E in Michigan Trump, Biden ha vinto perché sono andati a votare tanti neri dell'area di Detroit, ne ha tirati suo muino. Però in realtà per la Pennsylvania è stato decisivo il voto bianco: Biden ha recuperato una parte di quei bianchi che appunto hanno votato per Trump nel 2016 e che sono delusi da Trump, e tra l'altro per essere delusi vuol dire che avevano votato per Trump non tanto solo per motivi identitari, di identificazione empatica. Ma perché dicevano proviamo con Trump, o comunque eh, darà una scossa a tutto il sistema, o in qualche modo volevano che riducessero le tasse e così via. Questo perché? Perché in realtà non esistono eh, categorie etniche omogenee. Per esempio, tra gli ispanici c'è una grande diversità generazionale di origine, per esempio, come se ne dicessimo, anche immigrati europei. I immigrati certo. europei sono francesi, spagnoli, tedeschi, scandinavi. E lì ci sono immigrati di seconda, terza generazione che si sentono americani e che sono identificati anche con certe ideologie americane e che non è che vedono di buon occhio il fatto che arrivino dal Centro America, Honduras, Guatemala e così via dei migranti che nemmeno parlano spagnolo perché parlano in lingue indigene magari di origine maya, e che sono qualcosa di completamente diverso. quindi... Per l'osservatore il, il, diciamo, superficiale, magari appunto libera, buonista, eh, e gli Hispanics sono comunque una categoria da, da tenere, voteranno per noi perché Trump ha messo restrizioni all'immigrazione. l'immigrazione. In realtà dentro quel mondo ci sono tante diversificazioni. Per quanto riguarda gli afroamericani, ci sono gli estremisti, diciamo le, le frange estreme di Mike Reismetter, che dicono togliamo una polizia, ma classe media nera... Dice, io ne voglio ancora di più, ma poi di povezia. Certo. Eh sì, è paradossal paradossalmente. Cioè, tutto sommato può essere magari più significativa una categoria, appunto, occupazionale, di reddito, eccetera. Perché poi, appunto, quando tu ragioni per macrogruppi etnici, sono delle scatole che puoi finire mai di aprire. Cioè, nel senso, i cioè, non bianchi, che vedo qua, cosa vuol dire non bianco? Cioè, quante, quante categorie ci metti dentro, no? E appunto, poi dicevi ispanico, ispanico, cioè, può venire da tutta... O latino, può venire da tutta l'America Latina, insomma, stai parlando di, di culture molto diverse, quindi quello è un po' scivoloso. E, po', e poi te devo dire una cosa: a me, della casa Cortez, non piacciono un po' i modi, cioè, nel senso, a me sembra, per molti aspetti, declinata su valori diversi. Eh, questo l'ho già detto, eh, mi sa che non siamo d'accordo su questo, però, è un po' una trump di sinistra. E, e, perché anche adesso, sto tweet che ha fatto dicendo. Uh, è inutile che cancellate i vostri tweet pro Trump perché sappiamo chi siete. cioè di, di fare delle liste di proscrizione della gente che ha votato Trump. No? Uh, nel senso, sono cose pesanti e anche un po' invalidanti e che però si inseriscono. Eh, questo è un, è un tweet che avrebbe potuto far Trump per certi versi. <ride> Capito? Assolutamente. No, no, ma, allora, io, no, io diciamo considero, nel caso Cortez una un fenomeno di grandissimo interesse, è una donna di grande personalità che soprattutto ha una capacità di eh, linguistica e, di, e di, in questo senso sia sì, anche lei è un po' Trump, c'è cioè una commissaria comunicativa pazzesca, eh, riesce a trovare quelle formule che inchiodano una situazione. Eh, per esempio, ehm, recentemente ho assistito a una sua conversazione con Taneci Coates, questo scrittore afroamericano che ha scritto... Between the World and Me, cioè questa lettera a suo figlio eh, adolescente per spiegargli il suo percorso. Questo tema della paura che i neri hanno ogni volta che escono da casa, eccetera, eccetera. Un esponente della sinistra radicale, diciamo, afroamericana. E lei, in quella conversazione, disse: eh, parlava di del diritto di alzare le tasse, di, di imporre diciamo delle forme anche di patrimoniale, patrimoni, perché nessuno. Fa un milione di dollari. Si, qualcuno prende un milione di dollari. Nobody makes a million dollars. You take. Mm -hmm. the, vuol dire tu li prendi a qualcun altro. ecco Questa frase è perfetta. Cioè, poi possiamo assolutamente discutere se è vero o falsa. Però era eh, headlines, titoli di tutti i giorni il giorno dopo. Oppure quando, ehm, era, quando quel deputato la insultò sui gradini del congresso chiamando bitch e lei andò in congresso a smascherarlo eh? e disse quella frase no? perché il deputato poi si era mezzo scusato il deputato Trampiano dicendo ah io non ho offeso, non volevo offendere io ho dei miei figli, ho una moglie rispetto ai miei donne, eccetera eccetera okay. e disse anch'io sono anche di qualcuno sono mm. anch'io figlio di qualcuno e non posso eh, anch'io ho mia madre che ha sentito questa cosa C'è cioè, è riuscita a diciamo, Assolutamente ha ragione, ovviamente, ma no? dire, e ogni volta che qualcuno legittima questo linguaggio, sta offendendo milioni di donne, cioè a, sa centrare una serie di temi con una capacità come che sia pazzesca. Assolutamente questo, secondo me, si sta trasformando anche in un trip di onnipotenza e di, di, appunto, di ego, per cui eh, vengono e, e di intransigenza, per cui, per esempio, è interessante che. A un certo punto mi sembrava che Biden dovesse perdere, erano usciti i dati della Florida, in cui appunto con gli ispanici era andato peggio di quanto ci si aspettasse. E invece aveva fatto un tweet che diceva: eh, Ecco, i DEM non hanno puntato abbastanza sugli ispanici e questi sono i risultati. Per cui già stava aprendo, come dire, i conti no? da, da fare sì, sì. come stampa bianca del partito, prima ancora di avere i dati fidani, infatti, poi alla fine Biden ha vinto. Quindi, c'è sicuramente una violenza, anche diciamo un'aggressività, che per certi versi può essere anche assimilata. Con... È molto interessante questa citazione che facevi Perché è, è sul, sul milione di dollari, perché è veramente molto non americana, come siamo abituati noi a concepire l'America, e soprattutto è espressione di una società a somma zero, no? cioè in cui i soldi sono quelli, no? e quindi una società stagnante, e mi, mi, fa, mi viene in mente... Quello che dicevi tu prima su, sulla crisi, poi al di là del, dell'ecosistema mediatico effettivamente ci sono dei problemi di, di stagnazione. Questo è più vero per l'Europa, per l'Italia, che l'Italia ormai è, diciamo, anche di fatto effettivamente una società a somma zero e in più noi abbiamo questa eredità con, del mondo contadino, no? Perché il mondo contadino è una società a somma zero, è una società industriale che poi incomincia invece a essere un posto dove si crea ricchezza. Che però è quello, è come si sono sempre concepiti gli americani, quindi è un cambio di paradigma... Molto interessante, anche credo, io non sono d'accordo, però voglio dire, credo che sia molto innovativo dirompente di Ocasio Cortés in questo caso. In questo caso, no, Ocasio Cortés, come ho detto in alcune interviste, eh, io dico delle cose che servono per cambiare il paradigma per, perché alcune cose che dico sono considerate eh, così surreali, contrarie alla realtà. Lì no? c'è il problema appunto dell'ideologia, come. Diceva, se bang, bang era bico, un attivista sudafricano, no? un'arma più potente oppressore è il cervello dell'oppresso, cioè finché io non ti, con, ti convinco che questo è come deve essere, che non c'è, eh, Bordiò diceva, la normalità è una forma di oppressione, cioè dirti che è così, che è, stato, che è sempre stato così, non ci sono alternative. Quella è pressione più forte, perché tu non, con, non concepisci questa cosa. No? Ecco, lei in questa ottica dicevo, io dico delle cose che sembrano estreme, ma servono per legittimare alcune cose che altrimenti non sono nemmeno messe nel discorso. E, e lo fa deliberatamente, ecco, in questo senso io lo trovo intelligente, cioè ardito. Aggiunge però dei livelli assurdi, ti, ti dico questa cosa che forse non, qui non è arrivata, ma a un certo punto facendo da mangiare in cucina, si riprende su Instagram, e gli dice a un certo punto, ma visto che è una società è così ingiusta, che si soffre così tanto socialmente e che c'è questa catastrofe climatica che sta arrivando, non so nemmeno che senso abbia ormai fare i figli. Disse questa cosa: cioè come dire: ormai a che serve fare i figli? Non è neanche giusto farli. Chiaramente, immaginati, destra cattolica scatenata. Ma effettivamente era un'affermazione quasi di tono eugenetico. No? Il discorso era ben dirompente, però. Come ti permetti di dire non facciamo più film? Non è ne nemmeno se. Perdete dire che questo suo sforzo di cambiare paradigmi anche linguistici a volte sbaraglia, a mio avviso. Sì. Però d'altro canto una frase del genere è altamente performativa nell'ambiente digitale, sì. perché comunque è divisiva. E, oh. sì, sì. Boh, ti dico, a me, a me non convince, però c'è da dire una cosa. Che eh, probabilmente anche il loro sistema bipolare, tanto elogiato in momenti di stabilità da, eh, anche qua in Europa, eh, probabilmente in momenti di crisi poi crea questi, questi, questo genere di. cioè nel senso è molto più facile per un movimento politico nuovo emergere in Europa o in Italia, eh, con poi delle conseguenze che non sono necessariamente positive, però insomma c'è un'apertura un maggiore, che non nel sistema americano. No? Cioè Trump è un repubblicano atipico. L'occasione di Cortese è una democratica atipica, però entrambi forse sono espressione di, di un bipolarismo che, in cui la gente non crede più. O comunque, la gente non crede più, insomma, è un'espressione un po' generica, però che sta, sta mostrando un po' la corda, no? E, e però i partiti sono quei due, è difficile che emerga una, una terza posizione in America, no? Cioè, ne pensa quanti, quante cose sono emerse in Italia negli ultimi decenni, prima la Lega eh, di Bossi poi, adesso salto, ne dico solo alcuni, poi Renzi, sì. poi uh, Salvi, la Lega di Salvini, poi, anzi, prima ancora i 5 Stelle, uh, uno può valutare tutte queste cose, Berlusconi, Berlusconi sì. esattamente, cioè, poi dopo uno può avere i giudizi che vuole su, su questi movimenti politici, però, diciamo, indicano un tentativo del sistema, in qualche modo, di, di rinnovarsi, e poi, vabbè, ecco, i risultati, però almeno non c'è una staticità. Lì, lì, quelli sono, cioè, nel senso, e secondo me eh, comincia a esserci un po' di frustrazione anche rispetto a questo, forse. Ma lì tu apri il discorso proprio della struttura istituzionale della democrazia americana che ha 100.000 difetti da un punto di vista europeo. Eh, basta pensare appunto che Biden adesso ha vinto con la maggioranza di un voto popolare, ma non è necessariamente così, cioè in America. Tu puoi vincere senza avere paradossalmente potresti prendere è stato cancorato il 25% del voto popolare e se fosse distribuito adeguatamente ti becchi quasi tutti i congeggi elettorali comunque vinci la presidenza quindi c'è una questione di istituzioni democratiche statunitensi che sono i per tantissimi motivi nell'arco dei decenni dei secoli per cui è assolutamente vero che adesso tutto è cristallizzato nei due partiti perché è impossibile in <coughs> ultimo diciamo tentativo di sovvertire un sistema che ha avuto un certo successo perché ci sono stati terzi partiti nella storia americana non hanno mai vinto però hanno poi condizionato sì. le elezioni l'ultimo è stato Ross Perot un miliardario famoso sì. che praticamente è stato quello che ha fatto veramente vincere Clinton perché ha diviso il uh, voto penalizzando soprattutto i repubblicani anche se non sono però appunto quello era uno che ha speso non so quanti soldi suoi per cui ha potuto eh, diciamo, certo. sfidare il sistema dall'alto della sua ricchezza, della sua personalità. Una, certo c'è una frustrazione, <ride> per la prima volta negli Stati Uniti si vedono alcune eh, cose che prima non si vedevano, per esempio la critica a questo sistema del collegio elettorale, che sovrastimano gli stati rurali e che non rispecchia necessariamente il voto popolare. Fino a vent'anni fa era impossibile dire eh, cambiamo. Adesso alcuni dei candidati democratici propongono il suffragio universale semplice. Non cambierà mai perché è una Costituzione è fatta in modo tale che è difficile cambiarla. però ecco sì, c'è una frustrazione rispetto a tutto questo. Dove poi questa frustrazione possa convogliarsi, eh, no, tanto è vero che il Partito Democratico, alla fine, per battere Trump, ha tirato fuori Biden, che è in politica da 40 anni, cioè mh, establishment democratico ha saputo esprimere quello. C'è un signore di 77 anni, che è in politica da più di 40 e che rappresenta tutto quello che è di establishment. Puoi pensare, viene da Delaware, che, una, che sono le isole Cayman degli Stati Uniti, eh, è un centrista, ha fatto una legge contro, che ha generato un'incarcerazione di massa degli afroamericani. Cioè, quanto di più appunto, establishment ci sia, eppure adesso è visto come un liberatore del popolo americano dalla oppressione trampiana. Sì, ma infatti è, è in un certo senso è come se Trump si fosse battuto da solo, no? e, e, Trump e il Covid, perché questa è un'osservazione un così da, dalla distanza, ne, ne, nemmeno troppo approfondita, ma io ho qualche dubbio che avrebbe perso, considerato per quanto poco ha perso, se non ci fosse stato il Covid comunque, che lui ha gestito sì, oggettivamente male. Cioè. Sicuramente, ora io su questo sono... Ora... Trump ha rivivificato la democrazia americana, di fatto, perché questa enorme affluenza alle urne è stata dovuta al fatto che suscita queste forti emozioni, sia a favore sia contro. E poi Biden ha vinto, il suo più grande alleato è stata una pandemia, per due motivi. Primo perché è stato appunto quello che ha spezzato questa crescita economica. Che per quanto sperequatissima e ingiusta, tra l'altro sta facendo esplodere il deficit negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Amici, come va diventa, come tutto il mondo regga questo deficit, no? per il dominio del dono, ma è un altro discorso. Diciamo, sia perché appunto, la crescita economica che Trump vantava è stata interrotta, sia perché poi sono arrivati i morti e quindi Trump è stato attaccato sulla sua gestione anche se qui bisogna aprire una parentesi, rispetto alla popolazione, fino a poco tempo fa negli Stati Uniti avevano avuto meno vittime dell'Italia, soltanto da qualche settimana siamo in un rapporto popolazione-vittime più o meno pari a quello italiano, quindi è vero che sono tantissimi, perché lo dicevo anch'io ogni giorno, c'erano 40.000 nuovi contagi, 50.000, adesso sono 100.000. Però Mitanghi adesso ne ha 30.000, 40.000 e cioè 60.000 di abitanti. Negli Stati Uniti ne hanno 320-330. Quindi se noi andiamo veramente a vedere i numeri... Però è tutto... anche un paese molto diverso, con una densità abitativa certo. infinitamente più bassa. No, 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 ma assolutamente Trump ha eh, gestito malissimo la cosa, poi proprio tutti gli atteggiamenti sbagliati, in il eh, disinfettante di iniettare, eccetera, eccetera. Proprio Anche se quella, quella era una battuta, però. Allora, guarda, io me lo sono sentito a quella conferenza stampa. Eh, non era una battuta, era una cosa come dire... Lei si rivolgeva a questa esperta di cui adesso mi sfugge il nome, che era una responsabile scientifica della Trasforza, e diceva si potrebbero provare delle, eh, fare delle sperimentazioni. Chiaramente non aveva detto iniettatevi una varecchina sottopremme, perché non è così stupido da dire una cosa del genere. Diceva, tra le cose a cui, cui si può pensare, vedere se c'è qualche forma di, eh, diciamo, di, di sostanza di disinfettante, che anziché fermare prima il virus, no, cioè, era un modo contorto, grossolano di dirlo, però effettivamente poi è stata subito esasperata, ecco Trump sì, eh, sì, consiglia alla sì. gente a iniettarsi una candegina sotto penne. Ecco, però dicevo questa cosa dei numeri, anche perché poi adesso vedremo cosa fa Biden, perché comunque non è così facile fermare una pandemia, praticamente in tutti i paesi del mondo con i più diversi regimi di destra, di sinistra, di centro, più o meno, a parte la Germania che è stata più brava degli bianchi, ma adesso sta soffrendo anche lei, seppur in, in, con numeri molto minori, e a parte nei regimi sostanzialmente non individualisti, non liberali dell'Asia, più o meno tutti i paesi stanno soffrendo di numeri paragonabili, non abbiamo variazioni di ordine di grandezza. Quindi vedremo poi cosa sarà in grado di fare Biden, che ha attaccato Trump su, su questa cosa tantissimo, ed è forse il motivo singolo, sicuramente il motivo singolo che mi ha portato alla vittoria e vedremo cosa produrrà. E infine, la pandemia è stata uno strumento di vittoria per Biden perché ha legittimato il fatto che non facesse campagna elettorale. Mi ha consentito di stare ben orientato nel suo seminterrato a Wilmington e di non esporre le sue debolezze, perché è un candidato debolissimo dal punto di vista della capacità di, di fare propaganda, di fare... però a quel punto il non fare niente era segno di prudenza, di saggezza, di, di equilibrio e di attenzione per eh, le sofferenze degli americani anziché eh, segno di scarsa energia e di rischio di fare gaffone dietro l'altro quindi ma... veramente è stata un'epidemia che ha battuto Trump eh, più che ogni altra cosa <ride> diciamo che ci sono stati vari fattori ma quello secondo me è il singolo sì, sì, fattore più grande eh, quindi possiamo eh, tirare fuori una teoria di complotto cinese no, sto scherzando. ma comunque <ride> eh, ehm... Una cosa di cui non si è parlato affatto in Italia, o comunque a me non è arrivato, eh, però mi sembra se ne, se ne sia parlato di più in America, è la questione dell'età di Biden e delle sue condizioni psicofisiche che non sono eccellenti. No, no. allora lì chiaramente i repubblicani con cui parlavo io mi dicevano che Biden è rimbambito e viene, eh, viene, diciamo, mi fanno le iniezioni di così insomma. Uh, com che si dice? come si dicevano dei cavalli, insomma una, una bomba per farmi fare la performance in mezz'ora, un'ora e poi ripiomba nella segui demenza. E Trump aveva un uso a questo quando aveva detto che prima dei dibattiti mi chiedeva eh, di verificare un antidoping e di verificare se nelle orecchie dei, dei dibattenti non c'erano cose tipo appunto tenere da cui si potevano ricevere. Eh, indicazioni suggerimenti tipo Ambra, Giorini, con Johnny Ball, compagni, e compagni ai tempi di Onera Rai e, e chiaramente questo è, era è che e tra i repubblicani c'è una convinzione soprattutto i più trampiani che Biden sia sostanzialmente incapace di, di svolgere il suo ruolo in modo eh, tutto il discorso poi sulle abilità cognitive sui test cognitivi che eh, Trump diceva di aver fatto e superato permanentemente aver sfidato Biden a farne, eccetera, eccetera, è un problema. Io mi ho sentito, abbiamo visti i dibattiti di Biden. Nei dibattiti non riusciva a dire una singola frase in cui non ci fosse un'esitazione, in cui non ci fosse un impappinamento, in cui non ci fosse a certe volte anche delle cose dette un po' random e così via. Poi, sulle reali condizioni e un conto essere un debater, cioè valutare una performance in un dibattito. Poi magari uno si deve parlare in pubblico si impappina però è comunque in grado di fare delle scelte giuste, o curate, sagge di politica, quindi questo è ciò che conta, certo. per cui non è che voglia di perché. Però sicuramente eh, è un candidato di 78 anni che compie tra poco, quindi si già dà per scontato che potrebbe anche non farcela nell'arco del suo mandato. Mi auguriamo tutti, ovviamente, lunga vita. Certo. Ci dà per scontato che sicuramente non si ricantiererà, quindi sarà un one term president. E quindi, quando è un tema, vediamo nel, nel discorso che ha fatto di una vittoria. Forse una vittoria in Barça o in migliore, comunque sembrava molto tonico. Non sì. ho mai visto così tonico e mai visto così <ride> sharp, cioè sì, sì, presente. So, in so, in in ma eh, comunque, questo torna un po' al discorso che facevamo prima, no? È... Che, che nel momento di massima sfida, perché appunto comunque è sicuramente in ambito democratico Trump è concepito come una delle peggiori ehm, minacce alla democrazia, non solo diciamo un discorso di vincere le elezioni, ma proprio cioè quella che tu consideri una minaccia esistenziale alla democrazia americana e te ne vieni fuori con un candidato così, è veramente singolare. No? E questo, e poi eh, diciamo, ti, ti lascio andare. Pone anche la questione di, di chi, chi è Kamala Harris, cioè è stata celebrata perché è donna, è nera, o comunque quasi nera, e... però cioè, nel senso aveva, aveva effettivamente un curriculum ehm, congruo, diciamo col, col, col diventare vicepresidente di un presidente molto anziano, quindi dove la possibilità che poi lei effettivamente diventi presidente non è neanche zero, cioè, è, è, è una un po' più alta. È. Sì, no, eh, io ho i miei dubbi su Cameron Harris, nel senso che lei è stata una delle prime a dichiarare eh, di voler correre per presidente e per un attimo sembrava assolutamente in, in, in grande ascesa e così via. Tra l'altro anche le nei primarie sono andate in un modo, per certi verti, assurdo, perché Bernie Sanders a un certo punto aveva il vento in poppa e Biden sembrava spacciato e chi, per chi salvò Biden fu questo politico di cui in questo momento mi sfugge il nome in South Carolina, che chiede ordine agli attivisti democratici afroamericani di votare per lui e da South Carolina lui cominciò a rimbalzare, grazie anche a tutto un establishment democratico, e quindi diventò il candidato che vinceva. Però ci è mancato tanto così che Biden non diventasse il candidato, per cui sono tante le, le cose che sono successe piccole che hanno provocato Scusa, effetti Scusami, quanti anni ha? invece perché anche lui Sentes cioè... esatto. ha uh, più o meno la stessa età adesso okay. non mi ricordo esattamente Era un po' più presente, diciamo. però, però ha tutta un'altra energia per lo stesso Trump comunque ha tre anni meno di, mm. di, di Biden non è li porta meglio diciamo come si dice <coughs> però decisamente poi c'è stata questa cosa anche lì fantastica Trump malato di covid che risorge e fa quell'apparizione una, 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 una quasi eratica, quasi da, da Santone, al da bancone della Casa Bianca, pur sofferente. Vabbè. Devo dire che la presidenza Trump ha offerto tante occasioni di interesse. Ma ogni volta da... che si va un po' verso queste figure forti, mm -hmm. narcisiste, anche abbastanza inaffidabili dal punto di vista della coerenza, ovviamente c'è più materiale per tutti, c'è più materiale per i giornalisti, per i analisti, per i comici, per no? È cioè. sempre così. Io sì, non è che rimpianga, eh? <ride> Perché... <ride> no. e poi comunque, però, ecco, effettivamente alcune cose non le avremo sicuramente con Biden. Tornando a Harris, allora lei poi è, è scoppiata come candidata, nel senso che poi si è subito affrosciata dopo aver fatto una performance di piccoli performance di, nei dibattiti, attaccando durissimamente Biden, dicendo, accusando Biden di essersi opposta a quelle politiche di integrazione nella scuola che eh, riguardavano anche lei, non so se ti ricordi, c'era una bambina che voleva andare in una scuola più brava, più qualificata, ma per farlo doveva andare su un autobus, ma c'era un politico che eh, era contro questa politica di integrazione, il politico eri tu Biden e quella bambina ero io Camera, eh, e lì fu il picco della sua performance. Non so, Camera Harris era amica di Bo del figlio, eh, diciamo, prediletto che poi è morto di tumore a uh, cervello, che tra l'altro sarebbe motivo per cui Biden non corse contro Trump eh, nel allora, turno precedente. 20. E questo attacco eh, durissimo a Biden della Camera Harris, è vissuto malissimo dalla famiglia Biden, come una pugnalata alle spalle, come qualcosa di assolutamente non etico. E questo ci dice anche qualcosa di Camera Harris, che al di là della sua apparente così solarità, eh, una donna nuova e così via, è notoriamente una molto tosta, anche in senso negativo. Una delle critiche che sono state fatte alla sua campagna, cioè alla sua organizzazione elettorale, era che ne era estremamente dura e. e e anche brutale nei confronti e disorganizzata nei confronti del suo, del suo staff c'era un sacco di risentimento all'interno del suo staff ah. per cui una persona che assolutamente non è rose ai fiori ma lei viene dall'esperienza di procuratore no? lei è stata procuratrice prima a San Francisco poi per tutta la California e da procuratrice lei ha sostenuto una politica dura nei confronti degli afroamericani di eh, diciamo Uh, incarcerazione dopo pochi reati, semplifichiamo così: tanto è vero che da solo assolutamente, non era la, la comunità afroamericana, non la vedeva come una sua candidata. Uh -huh. cioè, lui adesso, da fuori, ha una, una, una mixed phrase Lei è di padre non afroamericano perché di padre è giamaicano, Zamaicano. quindi uh -huh. di, o, prima, e di madre indiana. Quindi adesso in India sono tutti contenti perché cercavano la Ares nella vicepresidenza, cioè letteralmente esultanza popolare. In questo senso è mixed race e di colore sicuramente non è bianca, queste poche. però, non è afroamericana nel senso proveniente dalle fila della, della popolazione afroamericana. quindi questo era un suo grosso limite anche di appetibilità di candidata. Poi Biden ha scelto perché, in base a tutta una serie di valutazioni, era una candidata comunque che eh, andava meglio, poteva completare meglio il ticket, ha fatto un bel discorso, tra l'altro adesso vestito di bianco come sul fragetto, praticamente ha fatto un discorso quasi da co-presidente più che da vicepresidente, no? mm -hmm. per cui ovviamente gio giocherà un ruolo, però effettivamente anche lei è un candidato diciamo, su cui ci sono tante tante anche contraddizioni, poi durante il, il suo mandato da senatrice ha, fatto, ha votato molto con Bernie Sanders, molto a sinistra diciamo, mm. è stata molto efficace nelle audizioni, eh, un paio di turni e con Toccavano, per cui ha assunto una, un profilo, no? però anche, appunto, è una figura su cui bisogna vedere cosa, cosa succede, insomma. e anche in questo senso, se vuoi... Il Partito Democratico non si dimostra capace di selezionare persone, se vuoi, che abbiano una, una linea, una fine ben precisa, che sono sempre un po' delle, delle vie di mezzo, dei compromessi, delle cose composite. E questo sia un bene, cioè se sia meglio avere un occasio Cortesca, che una linea precisa ce l'ha e ha una strategia precisa e dice si vince a sinistra banalizzando o invece una linea come questa dice si vince andando verso mm. il centro comunque non stentando troppo questo è un, un attuale annoso problema dei, dei progressisti in tutto il mondo certo ma secondo te c'è spazio per mm. il ritorno di Trump alle prossime elezioni? allora la, la storia dice di no perché c'è stato un solo presidente che ha avuto due mandati separati dal mandato di un altro, è stato Robert Knaverman un candidato democratico, che poi ha perso con Benjamin Harrison, che era repubblicano, e poi è tornato, e parliamo degli anni 90, dall'Ottocento. Io non lo vedo, perché eh, nel 2024 sarà un'altra America, Trump avrà 78 anni a sua volta, e quindi non so neanche quanto mi interessi si parla del fatto che piuttosto lui amerebbe creare questo canale televisivo per cui diventare di nuovo una sorta di star mediatica magari eh, una voce di, di un'America trampiana <coughs> e in quel senso un ora magari tra quattro anni se ancora è una voce di un'America trampiana potrebbe anche ricandidarsi però mi sembra difficile soprattutto perché appunto, le opzioni cioè, le, le, gli eventi cosa che America sarà tra certo. quattro anni cosa sarà successo sì, C'è un, un grado appunto, di incertezza talmente elevato che è difficile. E poi, appunto, nella storia dell'America, della, dell per quello che va non è mai successo. È successo una volta, poi è un secolo che non succede, quindi diciamo, statisticamente poco probabile. Non c'erano, però, neanche altri presidenti che avevano vinto il reality show, no? Cioè, che avevano no, no, condotto infatti, sì, è, ovvio, <ride> cioè, tutto è un altro mondo, ovviamente. Però, è ovviamente un altro mondo, però, però c'era stato un attore, dai? Avere... No? O sbaglio. Sì, sì, no, ma ci sono stati tanti personaggi che poi adesso sono canonizzati e, e che avevano, avevano, avevano la storia dei presidenti americani è spesso anche diver non divertente, ma ci sono tanti aneddoti, tante cose complicate. Vabbè. Beh, magari una volta ne parliamo. Quello. Adesso ti lascio ai Waffle, come si chiamano? <ride> Dai, grazie mille, Riviera, di essere venuto. bene, grazie, buona serata. Grazie Grazie a presto. A presto, ciao.